Ma senza indugio, però passiamo al finale positivo di Lisette, perché ci serve per tutti gli altri finali. Quindi, yeee, via il pentimento che ho per aver fallito. Perché le ho detto la verità, volevo essere gentile e dirle la verità in una bugia e ci ho ottenuto un finale negativo. Che bello! Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Lisette, finalmente ti ho trovato. Tu sei Lisette, vero? Non sei stanca di... Ok. Cosa ci hai guadagnato da tutto questo? Perché mi tagliano i dialoghi? Cos'altro puoi volere da me a questo punto? Lisette, allora cosa? Perché mi tagliano? Dici sempre di no. Dici sempre che non lo intendevi. Allora cosa? Cos'è che intendevi quando hai letto quella lettera? Intendiamo dirti che sei il mio personaggio preferito? Ecco cosa sei, innominabile. Non sei null'altro che una sporca ipocrita. È vero. No, Lisette. No, è vero, diciamocelo chiaro, un ipocrita. Non lo sono, lo sei. Fidati. Te l'ha detto Arpe. Ti invidio, innominabile. Anch'io vorrei far finta di essere innocente e scappare. Proprio come te. Hai ragione, Lisette. Ah, e finalmente lo ammetti. Ecco tutto ciò che ho sempre fatto finora. Non è tutto ciò che hai fatto, tu sporca bugiarda. Zitta! Perché sei venuta qui? Per comportarti come Mefleta e diffamarmi? Oppure come Arpia per sgridarmi? No, non sono venuta per questo. Sono venuta per capirti. Che bello. E cosa c'è da capire? Tanto. Tutto. Cosa c'è di capire su Lisette? Volevo vederti con i miei occhi. Non con quelli di Fleta, con quelli di Arpe. Bugiarda, non volevo nascondermi dietro di loro, non più. Ok, voglio capirti e capire me stessa. È così? Allora che mi dici di quel piccolo angelo dei tuoi? Proverei a capire anche lei. Possiamo tagliargli la testa con la sua stessa falcetta? Non ci casco, innominabile. Sono stanca di sentire le persone come te. Non comportarti come se fossi pronta a liberarti dei tuoi peccati. Quanto puoi essere patetica? Tanto, tanto. Non capisco. Certo che non lo capisci. Non capirai mai nulla di questo. Sei senza speranza. Perché mi tagliano i dialoghi? Non c'è nessun modo per uscire. Perderai contro di lui, non importa quanto ci provi. E vabbè, tanto il Benening già l'abbiamo avuto. Quindi perché preoccuparsene? No, dammi quello specchietto, innominabile. La finirò per noi, così non dovrai farlo tu. Dammelo. No. Tu, bambina ignorante, quanto puoi essere egoista? Adoro. Perché non mi poni fine alla mia miseria? No, dai, perché c'è Cusci? Perché continui a tenerti quel non ti dico la maledizione? Non capisci cosa ci ha fatto Elise? Cosa ti ha fatto Elise? Smettila di tenere le sue parole e lascia andare quello specchio. No. Non mi arrendo, non so chi sono. E proprio come hai detto, potrei non capire nulla. Tu non capisci nulla, smettila di fingere, innominabile. Ma voglio sapere chi sono, chi sei, cosa ci faccio qui? Che è giusto da parte tua? No, non sono per nulla giusta.
Sono solo una codarda. Non sono nient'altro che una codarda. Non sono riuscita a salvare Fleta o Arpe. Ti ho chiusa via con i miei segreti. Tutto ciò che faccio è fingere, e anche Angel. Anch'io potrei essere solo parte di questa illusione. Lisette. Tutto ciò che ho fatto potrebbe essere inutile. E potrei perdere contro di lui alla fine, o anche arrendermi a te. Ma io... non... Lisette, aspetta per un altro po'. Non sono quella a cui vuoi dire queste parole. Lisette, sono davvero il peggio in te. Innominabile. Grazie, Lisette. E passano i motorini sempre quando io registro, ovvio. Ok. Ripete, Lisetta. I'm sorry. Shall we? Ok. Il primo posto per la zona con la grafica più bella passa automaticamente a Lisette. Adoro, adoro, adoro. Quella è Lisette. C'è anche la luna, no, dai. Adoro, 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 adoro. Sono qui, Lisette. Ma, povera Lisette, finalmente ti ho trovata. Innominabile. Mi dispiace rovinarsi i momenti. Conosci il mio nome, anche se non posso sentirlo, posso dirlo. Ah, ma quindi... sei tu che non lo puoi sentire. Lisette, io volevo soltanto dirmi che mi dispiace. Mi dispiace. Oh, cuci, dice. Lisette. Mi dispiace. Sono così dispiaciuta, Lisette. Ma... No, vabbè, raga. Ma... why? Mi dispiace così tanto. Per favore, perdonami. Pagherò per i miei colpe al posto tuo. Tutte. Ma se sono colpe tue, perché devi pagare al posto suo? È solo... avrei voluto conoscerti... avrei potuto voler... avrei voluto poterti conoscere. Ok. Anch'io. Oh, Lisette. Prima che vada io. Tu cosa? Voglio dirti che ti voglio bene. Proprio come Arpe in Fleta. E io di più. Scusa. Arpe ancora, ma Fleta proprio no. Dovrei lasciarti riposare. Oh. Ok. Grazie, Lisette, per tutto ciò che hai fatto per me. Io non ti dimenticherò. Grazie, innominabile. Lo so che rovino bei momenti col mio dire innominabile, però... ah, c'è tutte le sue forbicine, cucci, Lisette, cucci. Vabbè, raga... non c'è niente da fare, Lisette, best personaggio Eva in questo gioco. Dopo di lei subito il demone, perché il demone ha il mio stesso senso dell'umorismo. E poi vabbè, oltre il demone c'è... vediamo... Arpe, dai, perché ha un buon gusto dopo tutto. E dopo Arpe, best personaggio è Gliette. Poi la protagonista. Poi Angel, perché ancora è meglio di Fleta, che ama il rodo. Fleta proprio via, via. E niente, che bello. Adesso, vabbè, adesso stavolta nella... in sta saletta ci dovrebbe essere anche Lisette.
perché quando abbiamo fatto originariamente il gameplay non c'era perché avevamo avuto il bad ending, giusto? Sì, infatti adesso c'è. E quindi niente, raga, con questo possiamo passare ai finali positivi! Yeah! Salve, signor cartonato. Come sta? Ci rincontriamo. Ma... No! Ho sbagliato! Passiamo dunque ai finali positivi, yeee! Quanti ce ne sono? Non lo so, se non erro ce n'erano due, ma la memoria potrebbe ingannarmi. Ed eccoci qua, abbiamo fatto tutto bene. Angel, quindi dovremmo avere il finale positivo, anche se solo uno. Ho bisogno che tu mi dica cosa sta succedendo, cosa intendi? Almeno stavolta non ci vuole fregare. Dove sei stata? Ero preoccupata per te. Mi dispiace che ti ho lasciato prima... Ho visto il tuo riflesso. So che non sei chi dici di essere. Non dovevi dirlo. Angel, stai bene? Ci ha preso per pazze. Sai che non è il mio nome? Sì che lo è. Di chi stai parlando? So chi sei. Cosa? Per favore, Angel, non mentirmi. Non lo sto facendo. Io non ti ho mai mentito. Se certo. Sei stata a incontrarlo? È così? No. Lo hai incontrato, vero? No, non l'ho incontrato. Sei tu quella che mi sta mentendo dall'inizio. Angel, non chiamarmi così. Perché mi stai facendo questo? Perché voglio accettarti, Angel. Cosa? Non lo dico io cosa. Non so che non sei davvero parte di me. E so che cosa vuoi da me. Che finiscano i motorini. Ma voglio comunque accettarti. Non c'è bisogno che siamo nemiche. Quindi per favore. Per favore vieni con me. Ma anche no. Angel, ti sbagli. Non chiamarmi così. Perché ha di nuovo sta cosa intorno? Please non mi riportare nella zona rosa. Please, please, please. Non voglio tornare in quel finale. Questa non sono io. Questo non è come sono in Giappone. Ok. Non ho capito l'ultima frase, ma vabbè. Voglio che tu abbia un posto a cui appartieni. Ok. Quindi per favore vieni con me, così possiamo stare insieme, Angel. Ma anche no! Ma lasciala da sola! Please! Non ho bisogno della pietà delle persone come te. Però del mio specchietto ne ho bisogno, eh? Dammi quello che voglio, ora. Ma anche no! No, Angel, non lo farò. Dammi lo specchietto. E riparte la corsa, aiuto! Aiuto, 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 aiuto. Vabbè, non cambiamo il percorso che ho fatto l'ultima volta. L'ultima volta sono andata destra, sinistra, centro. E facciamo anche adesso destra, sinistra, centro. Destra e sinistra. L'ho praticamente già fatta. Facciamo pure il centro. E aiuto, ora viene la parte brutta! Aiuta! Odio sta parte! Raga, non so manco se mi si sente la mia voce o se si sente il premere, la mia barra spaziatrice. In continuazione proverò a rimuovere... O rimuovo questa parte o la velocizzo. Provo almeno ad abbassare l'audio dei tasti perché non si può. Ma vabbè. Aiuto, muoviti, muoviti.
ce l'ho fatta, perché è tutto bianco, l'altra volta non era bianco, ok, no, non mi dire che c'è caduto lo specchietto, perché lo specchietto vola lontano, corriamo a prenderlo, ma, ferma, no. Quello specchietto mi appartiene, ma non è vero. No, perché lei corre più veloce di noi? Da quando? L'ha preso lei. Ok. Quindi mi sa che ci sono davvero due finali. Finalmente l'ho preso. Uno dove lo prende lei e uno dove lo prendiamo noi. Ok, ci ha tolto la magia. Sì, ci ha tolto la magia. La magia. È mio. Angel, ridammelo. Ma anche no, tesoro, l'ho voluto fino adesso perché devo dire ridartelo. E cosa hai fatto per meritarti questo giocattolino dei tuoi? È tutto il gioco per 3 volte. Finalmente ho ottenuto la libertà. Ridammi il mio specchietto. Ok, non ti appartiene. Oh, adesso sì. Non riesci a vederlo? Sono finalmente libera. Per quanto riguarda te. Cosa? Guardati. Perché me lo dici la faccia urlante? Cosa hai ottenuto dal tuo giusto viaggio? Sei felice di averle incontrate? Lisetta, sì. Nessuna di loro importava dire sì. Come puoi essere così cieca? Cieca era Arpea, mica noi. ok. Lo specchietto è come le bacchette magiche di Harry Potter. Il mio specchietto. Cioè, questo non può star succedendo. Dove sei? Qual è il significato di questo? Tu. Malevolo demone, Angel, sta zitta. Cioè, ci ha scelto lo specchietto, ok? Ce l'avevo lo specchietto. Come può essere successo? Ripete. Angel, calmati, ma che calma, ti stai facendo a pezzi, tesoro. No, non voglio infrangermi. Aiutami. Non restare lì, aiutami. Credo sia un po' tardi. Per favore, aiutami. Angel. Rip. Pure lo specchio. Ah, mi sa che la falcetta che c'aveva era il suo regalino lì. Ed è rimasto lì. Ma tra l'altro sul portoncino, fino a un frame fa, c'era scritto Goldia. Che sì, lo so che è il nome della protagonista, ma forse qualcuno di voi ancora non lo sa. E vabbè. Chiccaruccia, la camerettina. La camerettina. Vediamo. Il rapporto medico, il rapporto medico. Fatemi vedere. Sotto che cacchio c'è scritto? Goldian, e non riesco a leggere. Credo sia il nome che c'era nella biblioteca di Ar. Lì, però non me lo ricordo. È nata il 16 luglio del 1862. Alla faccia! Alla faccia, vecchietta, vecchietta lei. Credo ci sia scritto Austria, quindi austriaca, credo. Il resto non si riesce a capire. Ok, credo che. Credo che padre e madre siano morti, non riesco a leggerlo bene, dopo magari provo a fare un po' di zoom e mettervelo a schermo durante l'editing se ci riesco. E poi si legge che lunatica, demenza precoce e ha della dissociazione. I che bello, sta più inguaiata di noi pazzi, eh? E pazza pure lei, una degna protagonista per sto canale. Ok. E vabbè, raga.
Questo era il finale ufficiale di Pocket Mirror. Mo vediamo anche che cosa succede se prendiamo uno specchietto, però nel frattempo godiamoci questo bel finalino. Come si chiama questo finale? Demenza? No, che non credo. Almeno spero. Sarebbe un finale adatto alla nomenclatura del buon demone, ma vabbè. Questo finale si chiama... col specchiettino. Finale numero 2. Ok, quindi in ordine, perché l'altra volta era il primo. Alba. Ok. E adesso invece vediamo che cosa succede se lo specchiettino invece lo prendiamo noi. Perché sì, io devo fare la completezza. Io ho detto tutti i finali, vi porto tutti i finali. Quindi dai. Stavolta ci ho fatto partire prima io di lei. Dovevo partire prima ancora che lei parlava per arrivarci, però. No! Eh sì, invece, tesoro, l'abbiamo preso noi, arrenditi. Quindi... No! Ok, e i regaliti stavolta vanno subito al loro posticino. Ed ecco, come lo dicevo, vedete che c'è scritto Goldia lì. Angel! No! No, stammi lontana! Non puoi fare questo. Ma chi ti ha detto che voglio fare? Ridammi quello che è mio. Vieni con me, Angel. Ma poi che cosa è tuo? No, solo semmai. Anzi, è mio. Non vado da nessuna parte. Non voglio la tua pietà. Tesoro, la pietà è l'unica cosa che ti rimane. Voglio accettarti. Accettarmi? Non ho bisogno di nulla di tutto ciò. Angel, non essere testarda. Non ho bisogno della tua accettazione. Non voglio la tua simpatia. Sto provando ad aiutarti. Angel, voglio portarti via da questo posto. Allora dammi quello specchietto. Lo hai visto, vero? Sai ciò che voglio. Quindi tutto ciò che devi fare è darmelo. È facile a dirsi, tutto lo schiattiamo. Non è la risposta, Angel. Allora cosa suggerisci? Essere accettata da te? Sì. Voglio lasciare questo posto che lasci questo posto con me, Angel. Ok. Il nome che è stato scolpito nell'oro è il tuo, non il mio. Ok. Che puoi arrivare. Puoi smetterla con la tua recita adesso. Non è una recita, Angel. Se lo dici te. Possiamo vivere entrambi insieme. Ma tu che ne sai? Non sai manco se puoi vivere te. E perché dovrei crederti? Ho creduto a lui e guarda, guarda dove mi ha portato. Io non sono lui, Angel. Ma infatti, mi vedi uomo? Sai, mi conosci. Anche se abbiamo passato poco tempo insieme, anche se il tempo che abbiamo passato insieme non è stato così tanto. Voglio accettarti, Angel. Possiamo stare ancora insieme. Ho perso la mia opportunità. No, non l'hai fatto. L'ho fatto. C'è soltanto una cosa che posso fare per te. Infrangerti? No, Angel. Non farlo. Non deve essere così. Sei troppo buona per il tuo stesso bene. E rip, Angel! Rip.
Però ce la potevi lasciare la falce, ok, Angel? Ah no, ce l'ha lasciata, va bene. Rimangio tutto quello che ho detto, grazie. Vabbè, in un qualche modo si è fatta accettare lo stesso, dai, non ci possiamo lamentare. Io mi lamento dei miei vicini che fanno chiasso, però spero che nel video non si sentano, ma vabbè. Stavolta che finale avremmo beccato? Finale buono numero 3, spero. O questo in realtà era il finale negativo, dove Angel prende il sopravvento. Quella è la nostra mamma. E lei signora Elise, giusto si chiamava? Non me lo ricordo. Glitchato, mamma, no, guardate, veramente c'è il piedino glitchato. Goldie, sta attenta. Ecco, infatti, ci chiamiamo Goldie. Ecco, guarda cosa ho trovato: le scarpette rosse. Miss Goody Two Shoes. Fatemi indovinare, sto finale si chiamerà Miss Goody Two Shoes. Non sono carine? Le ho trovate, vabbè, nel giardino. Oh mio. Pensare che avevamo una cosa del genere nascosta nel nostro giardino. Posso indossarle? Posso, posso? Sono troppo grandi per te. Allora possiamo tenerle? Possiamo! E che sono un gattino! Voglio tenere il gattino scarpetto. Mamma le terrà finché non sarai più grande, va bene? Ok. Ok, non voglio farmi domande. Andiamo dentro adesso. Prendiamoci del tè. E cos'è Arpe? Magicamente. Sì! Ok. Voglio più giochi così, raga, dove posso fare la cucina da Mimma. Ok. Fatemi indovinare. Finale numero 3. Miss Goody Two Shoes. Little Goody Two Shoes! Yeah! Ce l'ho fatta, ho azzeccato il finale! E niente, ragazzi, io con questa vi saluto e vi lascio però ai titoli di coda che nell'altro video non ve li ho lasciati perché avevo intenzione di fare questo qui, se vi fosse interessato. E quindi niente, godetevi il resto dei titoli di coda, noi ci vediamo prestissimo, bye bye!